23 aprile del 2021. Sono passati 156 anni dal giorno che è venuta al mondo, è nata Luisa Picarreta, la piccola figlia della Divina Volontà. Nella casa di mio padre ci sono molte stanze, ha detto Gesù. Questa immensa casa è la Chiesa. Di secolo in secolo il sole del volere divino che la illumina e la riscalda penetra in essa attraverso, diciamo, le finestre che si aprono con fiducia e docilità a Dio. Le finestre della Chiesa sono le anime, orientate verso tutti i lati. Da ognuna si può contemplare un particolare panorama, secondo la vocazione o il carisma che Dio le ha affidato. Ogni anima diventa santa nella misura che si apre al volere di Dio e si lascia inondare dalla sua luce e dal suo calore, cioè dalla sua sapienza e dal suo amore. È trascorso un secolo da quando Gesù ha aperto la piccola finestra di un'altra sua stanzetta, appena costruita nella parte più alta della reggia. La stanza di una piccola bambina, Luisa Picarreta. Da quel punto, fin dall'età infantile, lei ha contemplato uno spettacolo commovente che l'ha fatta impazzire di dolore e di amore. Era la passione di Gesù, che è diventata la sua passione. Era il primo compito al quale Gesù la chiamava, come a molte altre anime belle. Accompagnarlo nella sua dolorosa passione, prendendone parte come anima vittima per aiutarlo a redimere e a salvare i peccatori. La corredenzione della Chiesa è la suprema manifestazione della divina misericordia. Luisa è nata la domenica che segue quella di Pasqua, la domenica che si dice in albis del 1865, era il 23 aprile. 70 anni dopo il Signore ha chiesto tramite Santa Faustina Kowalska che appunto in quella domenica sia celebrata la festa della Divina Misericordia. Guardando da quella finestra, diciamo, Luisa ha potuto conoscere Gesù nella sua affascinante e santissima umanità. Ha contemplato quindi le sue divine virtù e Gesù le ha dato lezioni sublimi sulla sua umiltà, sul suo amore, sull'ubbidienza, eccetera. Insomma, su tutto ciò che egli è. E lei, per obbedienza ai suoi confessori, ha scritto tutte queste cose nei quaderni del suo diario, cose che lo stesso Gesù aveva prima scritto, dice, col suo dito di luce nell'anima di Luisa. Dopo tanto tempo, quando Gesù aveva sui 46 anni, l'età, tra parentesi, dico che la Madonna aveva quando Gesù ha iniziato la vita pubblica. Quindi quando Luisa aveva 46 anni, il Signore incominciò ad aprire un'altra finestra nella sua vita, mostrandole un panorama nuovo, un paesaggio meraviglioso, un segreto del cielo. Di fronte allo stupore di Luisa, Gesù le spiega che verso quella direzione ancora non aveva aperto nessuna finestra nel suo palazzo. La nuova finestra si affaccia su un immenso mare della Divina Volontà, che vuole essere vita della creatura, affinché la creatura impari ad operare e a vivere in essa in modo divino. E questo è stato il secondo compito che Gesù le affidò quando
quello di essere lei la prima ad accogliere questo dono supremo della divina volontà, rendendola depositaria dei suoi segreti e meravigliose verità, affinché poi a sua volta, come sua segretaria, trasmettesse questa sublime eredità alla Chiesa. Così la divina volontà prepara il suo regno. Mediante tale nuova conoscenza, che ancora dovrà essere ricevuta ufficialmente dalla Chiesa, si manifesterà il regno di Dio e la sua giustizia o santità divina. Possiamo insomma paragonare la vita di Luisa ad una stanza con due finestre in due pareti diverse. Sono i suoi due uffici o compiti avuti come vittima con Gesù Redentore, manifestazione della sua divina misericordia, e come segretaria e figlia primogenita della divina volontà con Cristo Re, manifestazione del regno di Dio e la sua giustizia. Nel primo ufficio, come anima vittima, Luisa si trova in compagnia di molte altre anime. Nel secondo, Luisa ha un compito inedito, unico, irripetibile: ricevere e vivere le meravigliose verità che riguardano la divina volontà per poi trasmetterle per ubbidienza alla Chiesa. Con lei è iniziata una nuova generazione di figli della luce, le dice Gesù, i figli della sua divina volontà, che naturalmente non sono un semplice, come dire, gruppo ecclesiale o comunità o qualsiasi altra organizzazione di tipo umano, ma è una vita che si vive. Con lei incomincia una catena di amore, una catena di anime chiamate a vivere nella divina volontà. Quindi, come Gesù ha detto, nella casa di mio padre ci sono molte stanze. Tanti sono i compiti assegnati da Dio, quante sono le anime, e altrettanti sono gli argomenti che Gesù rivela. Tutto ciò che Dio può rivelare ed è senza fine si trova già in realtà nella rivelazione pubblica, ma poi nel corso dei secoli lo Spirito Santo va aggiungendo sempre nuova luce, affinché conoscendo sempre meglio, sviluppando sempre di più quella conoscenza, tutto quello che Dio aveva già preparato per noi lo possediamo sempre di più. E Gesù ha detto a Luisa, questo lo ha detto il 27 novembre del 1917. In tutte le santità ci sono stati sempre i santi che per primi hanno avuto l'inizio di una specie di santità. Sì che ci fu il santo che iniziò la santità dei penitenti, l'altro che iniziò la santità dell'ubbidienza, un altro quella dell'umiltà, e così di tutto il resto delle altre santità. Ora l'inizio della santità del vivere nel mio volere voglio che sia tu. Vediamo come per ogni cosa c'è un inizio. Per l'amore alla povertà, San Francesco d'Assisi. Per lo zelo missionario, un San Francesco Saverio. Per la devozione al Sacro Cuore di Gesù, Santa Margherita Maria Alacoque. Per la devozione alla Divina Misericordia, Santa Faustina Kowalska. Per l'incarnazione mistica, la beata Concita Cabrera, e così via. Potremmo aggiungere la Vergine Santissima, la nostra mamma, per l'incarnazione del Verbo e l'opera della redenzione. E ancora la piccola figlia della Divina Volontà, Luisa Piccarreta, per manifestare e concedere all'uomo il regno della Divina Volontà, perché essa si compia come in cielo, così in terra. In altre parole, perché la volontà di Dio, come è la vita delle tre divine persone, sia la vita dei figli di Dio. Questa volontà di Dio è sempre la stessa, perché
davanti a tutte le creature, ma la luce per conoscerla e il dono per possederla non sono uguali per tutti, e neanche il grado di accoglienza di ciascuno. Nel suo imperscrutabile disegno, Dio ora vuole che abbia inizio la santità del vivere nel suo volere, come il frutto perfetto della sua triplice opera di creazione, redenzione e santificazione. E non a caso la festa di Cristo Re fu stabilita finalmente dalla Chiesa nell'anno 1925, segno che il Signore cominciava finalmente a avere qualcuno nel quale regnava sulla terra come in cielo. Una buona festa a tutti, per intercessione sempre tutte le grazie della Vergine Santa e per intercessione della nostra cara Luisa, le facciamo tanti auguri, che presto sia riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa. Il Signore ci benedica con la sua luce, con la sua grazia, con la sua pace e riempie il nostro cuore del suo amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.